Buonasera, in studio Massimo Bonella alle 21:36 di oggi 2 luglio 2018 per un'edizione speciale di Osservatorio Antimafia, perché siamo di fronte al depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana. Mi riferisco al Borsellino Quater. Vediamo di fare una breve rassegna stampa intanto. Allora, dal TGcom 24, Borsellino Quater, giudici, investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana. La Procura di Caltanissetta, a poche ore dal deposito delle motivazioni della sentenza, ha chiesto il processo per tre poliziotti con l'accusa di calunnia in concorso. Soggetti inseriti nell'apparato dello Stato a indurre Vincenzo Scarantino a mentire sulla strage di Via D'Amelio, costata la vita a Paolo Borsellino. E quanto hanno ricostruito i giudici di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo Borsellino Quater, in cui si sottolinea come le false dichiarazioni abbiano dato vita a uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Chiesto il processo per tre poliziotti. Il processo Borsellino Quater ha visto condannati all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino e a 10 anni per calunnia i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci. Vincenzo Scarantino, anche lui imputato per calunnia, è uscito dal processo per la prescrizione del reato, scattata perché i giudici gli hanno concesso l'attenuante riconosciuta a chi commette il reato indotto da altri. I giudici. Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria. Il depistaggio era costato la condanna all'ergastolo a 7 innocenti, poi scarcerati e scagionati nel processo di revisione. Per i giudici di Caltanissetta, le dichiarazioni poi rivelatesi infondate erano al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Poi l'articolo prosegue, comunque ve lo potete leggere con calma andando sulla pagina in internet di TGcom 24. Vediamo di proseguire questa rassegna stampa. Vediamo il tempo.it, Borsellino Quater, per i giudici Via D'Amelio fu uno dei più gravi depistaggi della storia. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano, Via D'Amelio, le motivazioni del Borsellino Quater, omicidio Borsellino legato a convergenza di interessi tra mafia e altri centri di potere. La Corte del processo Quater sull'indottrinamento del falso pentito Scarantino, chiesto il giudizio per tre poliziotti. E qui poi c'è naturalmente tutto l'articolo, ci sono anche delle immagini, delle fotografie, diciamo, a dir poco drammatiche, di Via D'Amelio. Dunque, rileggiamo questo titolo. Via D'Amelio, le motivazioni del Borsellino Quater, due punti. Omicidio Borsellino legato a convergenza di interessi tra mafia e altri centri di potere. Quindi, perché, allora, se tanto mi dà tanto, perché questa mafia che dura sempre e non ha, diciamo, vabbè, un suo sviluppo e poi alla fine si esaurisce? Perché non si esaurisce mai? Chi sono allora questi centri di potere? Omicidio Borsellino legato a convergenza di interessi tra mafia e altri centri di potere. Chi sono questi centri di potere? Io credo che in tutta la storia dell'antimafia, mai come oggi siamo arrivati così attenti e anche in una certa profondità nel capire chi ci sta dietro a questo cancro mafia. No, perché qua adesso veramente è una situazione che si fa sempre più importante, sempre più interessante anche, cioè da andare a fondo. Allora, a questo punto io vorrei proseguire con la rassegna stampa, di
vediamo, andiamo sulla nostra testata, nostra, quella che noi ci facciamo sempre riferimento, sulla testata antimafia 2000.com. Dunque, vediamo, perché so che ci sono degli articoli importanti su questo. Dunque, ecco, questo è uno. Allora, vediamo di leggere un attimo appena mi si è, anche qui, ecco, abbiamo, ecco, si è aperta adesso la pagina. Naturalmente qui vediamo auto che sono praticamente carbonizzate, addirittura qualcuna con le ruote per aria, quindi vi lascio immaginare che razza di scoppio che c'è stato lì, e poteva essere stata una strage immane, insomma, una cosa proprio, poteva prendere anche non so quante persone, meglio che non ci pensiamo. Allora, vediamo qui, perché quello che è successo basta e avanza comunque. Allora, processo Borsellino Quater, da antimafia2000.com, Borsellino Quater su Via D'Amelio, il più grave depistaggio della storia. Depositate le motivazioni della sentenza, disegno criminoso degli investigatori. Articolo di Aaron Pettinari. Andiamo avanti. Dunque, allora un attimo, c'è un attimo di tempo tecnico perché giri. Allora, Borsellino Quater, collegamenti tra scomparsa agenda rossa e depistaggi di Stato. Eh sì, perché c'è anche questo. Come mai è sparita quell'agenda rossa? Dove è stata portata questa agenda rossa, insomma? Questo è un articolo di Lorenzo Baldo, ampio risalto ad uno dei misteri più inquietanti di Via D'Amelio nella sentenza depositata. Vediamo di leggere solamente le prime righe, perché poi naturalmente l'articolo è molto lungo, vi lascio voi dopo con calma andarvelo a leggere, intanto io vi do questi spunti. Allora, ampio risalto ad uno dei misteri più inquietanti di Via D'Amelio nella sentenza depositata. Una connessione è quello che scrivono i giudici della Corte di Assise di Caltanissetta. Presidente Antonio Balsamo, giudice a latere Janus Barlotti, nella motivazione del Borsellino 4, quando si riferiscono ai collegamenti tra la scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino e il depistaggio di Stato nelle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Un depistaggio che, come aveva ribadito in commissione antimafia il PM Nino Di Matteo, era iniziato subito dopo la strage, 2 anni prima dal momento in cui Di Matteo si era occupato delle indagini, per creare prove false con una sorta di fonte della polizia capace di fornire notizie anche vere da mettere in bocca al pupo Vincenzo Scarantino. Quell'agenda trafugata, e qui poi inizia nel dettaglio l'articolo. Allora, questo è dunque quanto volevamo segnalarvi. Vediamo di ritornare nella home page. Abbiamo poi il noto giornalista Saverio Lodato, che non poteva naturalmente mancare un suo articolo. Dunque, la musica è cambiata, lo Stato dietro Via D'Amelio. Ebbene, insomma, se ci pensiamo bene, è abbastanza inquietante questa situazione. È così come è stata la sentenza storica del processo Stato-mafia, perché abbiamo la dimostrazione che uno Stato, o comunque pezzi di Stato deviati, si sono, come dire, abbassati a trattare con Cosa Nostra, con questi personaggi. Insomma, che uno Stato faccia questo fa pensare. Adesso qui, insomma, una volta uno non ci pensava neanche, ma figurati se lo Stato può andare a trattare con Cosa Nostra, impensabile. E invece è successo, e qui abbiamo adesso tutta quanta la dimostrazione. Allora, vediamo di soffermarsi un attimo. La musica è cambiata, lo Stato dietro Via D'Amelio, di Saverio Lodato. È uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che si poteva dire di più, parole che non potrebbero essere più chiare.
parole che sono alla base della ripetuta, scusate, della riapertura delle indagini su poliziotti ancora in servizio, sospettati di reati pesantissimi, parole che definiscono un orrendo scenario sullo sfondo della strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e uomini e donne della sua scorta. E che si spingono oltre, indicando in quell'Arnaldo La Barbera, poliziotto che guidava la task force sulle indagini, il depistatore principe con un ruolo diretto nella sparizione dell'agenda rossa. Le motivazioni della sentenza quater su Via D'Amelio, corte d'assise presieduta da Antonio Balsamo, giudice a latere Barlotti, andranno a fare il paio con quelle che presto leggeremo di Alfredo Montalto, presidente della seconda corte d'assise di Palermo, e di Stefania Brambille a seguito della pesante condanna inflitta agli imputati per la trattativa Stato-mafia. Cosa diranno ora i minimalisti della materia, quelli che volevano convincere che avevamo assistito a uno stragismo straccione, frutto solo di responsabilità mafiose? La suoneranno ancora la musichetta dei pubblici ministeri che, divorati dal protagonismo, inseguono entità superiori oltre cosa nostra, che invece non esistono in natura? E certi storici la diranno qualche parolina per spiegarci i comportamenti di interi pezzi deviati dello Stato? Prosegue ancora l'articolo di Saverio Lodato. Capiranno tutti, minimalisti, storici e opinionisti, del travestimento della verità che la musica è cambiata, che un quarto di secolo dopo, con piede lento, la magistratura sta rimettendo ordine? Si rassegneranno all'evidenza che non di solo mafia fu insanguinata l'Italia? Ne dubitiamo. Ci sono sempre sembrati troppo ostinati nell'errore, quasi avessero qualche peccatuccio di farsi perdonare. Questo dunque l'articolo di Saverio Lodato dal titolo La musica è cambiata, lo Stato dietro Via D'Amelio, articolo che è stato subito pubblicato anche nella nostra testata penetraoggitv.net. Bene, è tutto per questa edizione speciale di Osservatorio Antimafia. In studio Massimo Bonella, vi ricordo adesso a seguire la prossima diretta Radio Saius TV, alla regia centrale sempre Rosario Moreno. Giovedì sera, molto probabilmente, scusate, mercoledì sera, molto probabilmente, Osservatorio Antimafia ripeterà la trasmissione, questo speciale di quest'oggi che abbiamo appena concluso. Allora, avremo, vedo un attimo qui dall'orologio, abbiamo ancora un paio di minuti, poco, anche qualcosa di più. Allora, io non so se, così, se volesse, se il nostro editore Rosario Moreno, che conduce anche la rassegna stampa da qualche tempo a questa parte, volesse dire qualcosa, una sua opinione su questa situazione che è venuta alla luce. Noi siamo ben lieti di ascoltarti. Rosario, sempre No, se hai no, i minuti. ci sono, i minuti sono contati, però qualcosa bisogna dire, ma io non è che ho tanto da dire, l'ho detto nella rassegna stampa, quando ho fatto la rassegna stampa, io la prima domanda che mi è venuta in mente, qualcosa si muove? Cioè, perché devono uscire piano piano tutti questi peccati che ci sono e che ci sono stati sempre nascosti? Questi sono peccati malevoli, peccati che ha voluto anche parte oppure uomini dello Stato che hanno permesso questi omicidi, perché non è solo questo, dietro a questi attentati, lo ha dimostrato, diciamo, la sentenza che c'è stata tra Stato e mafia, no? La famosa sentenza, che ci sono uomini dello Stato che erano, non dico conniventi, ma comunque quasi, insomma, con la mafia, che permettevano che la mafia facesse
permettessero alla mafia di fare quello che vuole. Ma rimaniamo sempre così. Il discorso è sempre quello. Fin quando non si combatterà sul serio questa criminalità, avremo sempre i nostri morti da ricordare. Vai Massimo. Bene, ringrazio Rosario Moreno, il nostro editore di Radio Science TV di Treviso, per questa sua considerazione. Ringrazio anche voi che ci avete seguito, quindi a questo punto alle 21.51 chiudo qui questa edizione speciale di Osservatorio Antimafia. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi di Radio Science.